Ciao ragazze, ciao a tutte, a tutti e a tutti, scusate. Allora, nuovo video, make-up del giorno, quello che indosso durante il giorno, ovviamente nel giorno. Comunque, nulla, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e mettete un bel like. Attivate la campanella per rimanere sempre attivi nel mio canale, ok? E come farò io anche così con voi quando riesco, perché non sempre riesco ad essere attiva dappertutto. Perdonate, ma vorrei essere attiva, ma non sempre riesco. Troverò qualche come si può dire, dimostrazione per essere più attiva. Non lo so, vedrò, non lo so neanche io. Comunque, niente. Allora, questo dovrebbe essere un video dove vi mostro il mio make-up. Quello che ho utilizzato oggi e nulla, cominciamo subito. Allora, come make-up ho utilizzato questo, ovvero ce l'ho anche indosso, che ovviamente mi devo avvicinare perché così non vedrete mai un acciderbuli. Allora, vediamo se mi riesce di non fare danni. Ok, con questi ciuffi che vanno e vengono. Qua il colore è un po' mangiucchiato, ma me ne frego perché tanto ce l'ho da stamattina ed è impossibile che sia freschissimo. Comunque, questo è il colore, anzi, i colori sono quelli che ho voluto mettere, tranne quelli che mi piacevano molto di meno, ovvero Storm era molto bello. Poi, vabbè, adesso ve li faccio vedere tutti quali ho messo. Ho messo Storm, poi non mi ricordo più, buonanotte. Ho messo Confident da questa parte qui e poi per prima cosa ho messo Replay, sarebbe questo Replay, se non, ecco qua, Replay non si vedrà mai una mazza, non so come metterlo. Allora, Replay, eccolo qua, questo, e poi ho messo Tactic, insomma ho mischiato un po' di colori, questi qua un po' più avanti nella palette, insomma, questi colori di fila, questi qua sarebbero. Ops, non vedete quello che c'è dietro la telecamera. Comunque, questo è i colori di fila che ho messo in tutta questa filata qua, pazzesca, bellissimi colori, nulla da dire, mi piacciono, scrivono perfettamente. Vabbè, qualche fallout ci sta, forse un po' lo fanno. Se non erro, stamattina quando mi stavo truccando questa palette di Fallout ne hanno fatto manco una, forse qualcheduno, poco e niente. Poi, cosa mi è piaciuto di più, Storm o Replay? Mi è piaciuto non, né Storm né Replay, ma Confident. Anzi, Replay mi piace molto. Sì, sono un po' confuso sto video, però è la verità. Mi piace sia Replay, non tanto, ma neanche tantissimo, però un sì e mezzo. Mi piace, ma non mi fa impazzire. Sì, è bello, per l'amor di Dio, per voi sarà bellissimo, però mi piace più Confident, perché non lo so, boh. Poi mi piace Tactive e Storm. Tactive è molto bello, poi mi piace molto Lasting e Sprung, sarebbe questa quella parte. Già. Poi come matita brow pencil della The Balm, che sarebbe questa qua, questa, ho utilizzato questa qua che c'ha da una parte, aspettate che lo levo, il pettinino, e dall'altra ha la matitina retraibile. Oggi non so cosa c'ho perché parlo così, ma semplicemente perché sarò stanca, non lo so neanche io. E poi ovviamente, perché un po' volete, che sono da un bel po' senza registrare, ho registrato avanti ieri, se non erro, non mi ricordo manco più, vedete un po' quanto sono smemoranda, vabbè. Infallibile di L'Oreal, il correttore Cashmere 327, eccolo qui. Allora, questo scopolino qui, se non faccio disastro non sono io, vediamo se riesco a non fare disastro. Ok, questo qua. Poi
Poi infine, poi mi rimando anche ovviamente, metterò la scheda qua o qua del make-up senza mascherina, con la mascherina, scusate, make-up non proprio waterproof, perché io sì, avrei anche trucchi waterproof, però preferisco mettere solamente una rigatella nel come mettere il make-up senza con la mascherina, scusate, e un po' di mascara e via, ridefinire le sopracciglia, basta. Poi ho messo sopra della fondotinta, che poi non è fondotinta, ma questo correttore l'ho messo al posto del fondotinta su tutte le mie imperfezioni, che poi ne ho pochissime di imperfezioni, la cipria per settare il tutto, che sarebbe questa della Warm Age Rimmel 006, sì, questa. E poi ho utilizzato ovviamente altri tre prodotti che non ho messo l'illuminante, cosa? Perché? Perché non avevo voglia, semplicemente l'illuminante già c'ho questa qua, questa terra qua che mi fa da illuminante, chissà perché, forse perché sono stralucida di mio, forse sto diventando una pelle misto grassa, non si sa, sono tra il misto grasso e secco, non si capisce bene ancora, comunque vabbè, sarà ste luci, che ne so, boh, il caldo, non lo so, vabbè. Allora, Rimmel della bronzer e poi blush infine. Il blush è bellissimo, ma mi piace molto questo bronzer. Io mi sono innamorata quando ce l'ho, oddio, vorrei fare danni, non lo so perché, però vabbè. Dio mio, aiuto. Questo è il blush, no che blush, bronzer, scusate. Il bronzer molto colorato, alquanto, wow, troppo bello. Io lo amo, questo bronzer è fantastico, mi fa una pelle, non dico baciata dal sole, ma effetto glossy glow. Vabbè, dettagli. Quindi questo è... Ah, mi sono dimenticata, scusate le troppe ciance che faccio. 00004, sì, sembra che sto parlando del poliziotto 007, vabbè, no comment. Questo qui, sì, della Rimmel London. Poi... questo è Sun Shimmer, sì. E poi ho utilizzato questa, no perché era già fissante, ma mi sono dimenticata di mettermele, vabbè, cosa volete che vi dica. Poi mascara, per non farci mancare mai nulla, il mascara della Rimmel London, sì, Scandalized Rollet, questo sempre nero, numerazione 001, vabbè, 1, numerazione 1. Poi nero, sì. Scopolino, che ve lo dico a fare, sempre lo stesso. Aspettate che levo un po' di grumoletti. Sì, vabbè, ci esce tutto qua. Buonanotte. Questo comunque. Questo qua. Già. Molto, molto bello questo mascara. Non dico che fa delle ciglia, chissà quale effetto strabiliante, pazzesco, però... mi fa delle ciglia che mi permettono di aprire più o meno, come si suol dire, lo sguardo, sì, più o meno lì. Poi, fondotinta ovviamente non ne ho messo, neanche ve lo faccio vedere anche qua, questo qua. Lo uso sempre ogni tanto, o più o meno, quando ne ho proprio voglia io, della Roche-Posay, sì. BB cream, sì, ma la utilizzo ben poco. Burro cacao, ma ogni tanto utilizzo anche questo della Yves Rocher alla mela, profumazione paradisiaca, non ve lo sto manco a... non mi soffermo neanche troppo perché sapete che mi piace. Poi dopo tutti questi prodotti che non c'entra niente, ma per farvi vedere come mi trucco ogni tanto, ma oggi stiamo parlando di come sono truccata oggi. Ho utilizzato il lucido labbra tester. No, non è un tester questo. Oh sì, boh, non lo so. Comunque mi è stato regalato questo. Non ne ho idea neanche io. Mi è stato regalato e l'ho vinto dalla mia amica. Ho vinta? No, non lo so. No, non mi pare. L'ho vinto dalla... ma perché dico vinta? No, me l'ha regalato e basta, appunto. Ci siamo conosciuti attraverso Facebook. Tra l'altro ci sentiamo anche a volte in privato, su ogni tanto, una volta di papà, ogni tanto, non lo so. Adesso non ho tanta granché memoria. Comunque una mia amica, ci siamo sentiti da tempo e tempo fa su Facebook.
tra l'altro saluto, ciao Dani, ciao cara, e niente, tra un po' penso che torni anche qui lei su YouTube, vabbè, niente, in Saint Laurent vi dicevo, e questo lucido labbra, buonissimo, mi piace da matti, wow, adoro, mi sono già innamorata di questo lucido labbra, che non si vedrà mai una mazza, vabbè, nulla. Questo è quanto, blush ve lo faccio vedere? No, perché non farvi vedere il blush e perdere tempo a parlarvi di frignacce? Vabbè. E questo è il blush che è un rosa antico, oserei dire, perché pescato non mi sembra, forse. Un rosa flabble, beh, un rosa fragola, non lo so, comunque mi piace da matti. Ed è un 3003 Wild Curd. Card, comunque questo è niente ragazze, fa un bel colore, dovete stare attenti a quanto ne mettete, non è che fa di quei colori che come lo attaccate su, cioè attaccate questo di come lo applicate subito vi dà l'effetto wow top, però dovete un po' dosarlo perché altrimenti diventate Heidi, quindi occhio quando mettete questi blush come tutto il resto dei blush, occhio come lo applicate, ok? Niente ragazze, questo è quanto, ribadisco, se vi è piaciuto questo video ovviamente mettete like, fatemi sapere con un commentino, attivate la campanella, fatela diventare nera come volete voi, l'importante è che man mano che vi arrivano le notifiche visualizzate il mio video tra l'inizio e la fine, sempre si va, non siete costrette, ma almeno metà video guardatelo, tra i 4 e i 5 minuti almeno guardatelo, perché altrimenti YouTube mi penalizza come penso che penalizza voi se io non guardo i vostri video fino alla fine, ok? Io la penso così, se uno non guarda il video per intero come fate? E dai ragazze, oppure guardate per metà, ma almeno mettete un bel like o un dislike, non importa, è importante che mi guardate il video almeno per metà. E questo è quanto, ciao ragazzi, a presto, un bacio e ci si becca al prossimo video, ciao.